Oggi farò un po' la parte di Konaboy, perché effettivamente andrò a fare musica. Wow. Tutti nell'ultimo video, tra l'altro di 2 settimane fa, scusate, tutti nell'ultimo video avete amato Paolo, ma più che Paolo in generale, la musica di Paolo. E tra l'altro ho scoperto una cosa orribile. Ho scoperto che la musica di Paolo, cioè questa, che potete trovare sul secondo canale, è stata malemente copiata e rubata da questo. E ci sono rimasto un po' male, devo essere sincero. Tra l'altro è stato Spider a farmelo notare, perché il suo Shazam ha funzionato, invece con il mio non andava niente. Fatto sta che oggi creerò, o proverò a creare, un remix canzone di Paolo con FL Studio. Ora voi vi domanderete perché minchia c'è FL Studio. Tra l'altro quanto costa più, non mi ricordo, però costa. Io ce l'ho, ragazzi, dal 2017, perché ho provato a fare una canzone. Io non mi ricordo più nulla, ragazzi, di come funziona FL Studio. In realtà non l'ho mai saputo. Però, ragazzi, avevo fatto una canzone e il Konaboy, sì, devo dare una valutazione. Avevo 10 anni. Avevo davvero pochi anni, ragazzi. E un drop simile, cioè, vi può solo far ballare. La batteria qualcosa c'è di bello. Ora che avete capito le mie abilità profonde nel fare una canzone, andiamo ad aprire un nuovo progetto. Non so nemmeno come si fa. Ottimo. Io non so come si fa un remix, non so una se. Allora, io direi di partire dalla traccia di Paolo, che tra l'altro ce l'ho solamente in MP4. Come avrò salvato Paolo Music? Chiamo il signor Paolo Official Video, che non va, non si trascina nemmeno. Me l'ha messi due. Audio MP3 e lo converto. Partiamo con davvero moltissima ignoranza. E io credo che basta trascinarlo, tipo. Mi sa di no. Chi me l'ha convertito in MP4? Non so nemmeno convertire un file, ragazzi. Ah, devo decidere quale MP3. Che cazzo ne so. Ora che abbiamo un file effettivamente MP3, andiamo a metterlo ed eccolo qua, ragazzi. E tanto, voglio zoomare. Come si zooma? Wow, ma non c'era un altro coso? Allora, eccolo, cos'è? Ok, posso aggiungerci un drum pad. Effettivamente, un po' di conoscenze di FL Studio potevo averle. Cos'è sto drum pad? Ok, però questo drum pad adesso come minchia lo metto sotto. Ragazzi, sarà un fallimento totale sta roba, ve lo dico. Oddio, cosa ho fatto? Double Paolo, cos'è? Fammi sentire. Non è cambiato niente. Basta, cancella. Cancella sto Ctrl Z. Ho premuto Ctrl Z, cos'è successo? Pitch, direi di diminuire il pitch a Paolo. Qualcosa hai imparato da Filmora, oppure alzarlo. Proviamo ad alzare il coso. Almeno è un po' diverso. Allora, questo drum pad, come Cristo Dio, lo metto lì sotto. Non ho esperienza, pattern 1, 2, ho fatto un nuovo pattern. Dio, te lo chiamo, Dio, playlist Dio, bravo. Clone! No, cosa ho fatto? Ho clonato Paolo. Forse questo pennello può aiutarmi a fare qualcosa, eh. Voglio almeno aggiungerci un tun tun tun. Almeno una batteria, me la fai aggiungere? Questi cosa sono? 130 BPM? So che esiste tipo qualcosa con BPM nella musica. Allora, più. Dobbiamo aggiungere qualcosa. Autogun. Basta! Allora, secondo me la soluzione è dietro l'angolo. Cazzo, oh, sto mettendo un bastun forse? Scinato da qua. Dov'è? Dove mi sta mettendo le cose? Non esiste sta roba, non esiste più dal 2017. Allora, io sono riuscito a mettere questo suono trascinandolo. Quindi se prendo tipo un effetto sonoro a caso chiamato punch, se lo trascino dovrebbe andarmi di sotto. Ho messo qualcosa, vedete? Trascinando le cose riesco a mettere qualcosa. Posso mettere ad esempio Salvini citofona a casa di sconosciuto. Ecco, questo potrebbe essere un buon remix. Voglio eliminarlo, basta. Devo mettere un punch. Quindi si potrebbe fare qualcosa di musica per la prima volta. Ok, abbiamo un punch, ragazzi. Però andare a tempo è un bello stronzo. Posso metterlo con le freccette? Eh no, non posso. Questo non è Filmora, effettivamente. Allora, ragazzi, oggi quello che farò io è mettere dei punch quando ha tempo di musica. Via. Qua deve apparire l'altro. Oh, circa. Poi qui.
questo qui che non è... Allora, devo zoomare un po' questa tra... Non so come fare a zoomare. Ho capito. Posso rendermi libero di metterli dove cazzo voglio questi senza rispettare delle righe di merda? È da 10 minuti che sto ascoltando la stessa cosa. Ma volendo posso registrarlo io un effetto sonoro? C'è un microfonino da qualche parte. Microfonino. Mi sto autosentendo. No, non ero pronto. Allora, no, stai zitto. Non ho capito un cazzo. No, basta. Cosa sta succedendo? Allora. Ma... Stai zitto, Dio. Ragazzi, mi è crashato FL Studio. Partiamo da zero. Indovinate insieme a FL Studio cos'altro è crashato? La webcam. La cazzo di webcam. Torno a fare i video dopo 2 settimane e il PC mi tratta così. Non so a che punto eravate arrivati, perché non me lo ricordo. Fatto sta che ho fatto un beatbox con la mia gola, che è esattamente sto coso. L'ho messo insieme ai punch e insieme alla melodia ed è venuto questo. È il massimo che io possa fare, ragazzi. Devo rifare l'outro, Cristo Dio. Devo davvero rifarlo. Ragazzi, non avete idea di quanto spaccherei qualcosa. Questa pompetta è di un mio amico. Spero che non veda questo video. Ragazzi, io vi invito a fare un remix se avete voglia, se non ci avete nulla da fare in quest'estate, di Paolo. Il migliore vincerà un occhio in più da mettere qui. Mandatemi la questa mail, perché se siete in tanti ci farò un video reazione. E io vorrei davvero fare sto video di reazione con Icona Boy. Ragazzi, mi potete far arrivare ad Icona Boy? Che ho più iscritti di lui, ma ciò non vuol dire un assist. Vedere lui che fa la recensione ai vostri remix. Signori, io vi invito a condividere i vostri remix su questa mail, anche se me l'avete già inviato in direct, così abbiamo tutti in ordine. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video, che sia tra 3 mesi, 3 giorni, 3 anni. No, 3 anni si spera di no.